uomini e donne, chi sceglierà Nicolo Brigante tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum, anticipazioni uomini e donne, trono classico, Nicolo Brigante vicino alla scelta come da lui stesso annunciato nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Nicolò Brigante è vicinissimo alla scelta finale del suo percorso da tronista. Il 23enne siciliano, entro qualche settimana, dovrà infatti decidere se vuole stare al fianco di Virginia Stablum o di Marta Pasqualato, le ultime corteggiatrici che gli sono rimaste. Su chi ricadrà l'ardua scelta? A valutare le varie vicende del suo trono classico, entrambe le donne hanno delle buone possibilità. Virginia, ad esempio, dopo un'iniziale riluttanza del Brigante a credere nella sua buona fede, per via di un breve flirt che ha avuto con Ignazio Moser prima che lo conoscesse, ha saputo conquistare il giovane con la sua semplicità e potendo contare sul tifo incondizionato degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha potuto fare due chiacchiere persino con i nonni del suo aspirante fidanzato. Quest'ultimo ha infatti deciso di portarla in Sicilia per farle una sorpresa. Discorso più difficile invece per Marta, oltre a contraddistinguersi per l'antagonismo instaurato con la rivale Virginia, la Pasqualato ha dovuto difendersi da una segnalazione. Come le puntate registrate hanno mostrato, alcuni testimoni hanno contattato telefonicamente Gianni per informarlo del fatto che la ragazza, durante il suo corteggiamento con Nicolò, avrebbe avuto una liaison con Beppe, uno studente di medicina fidanzato con la migliore amica della stessa Marta. Quest'ultima, neanche a dirlo, ha respinto ogni tipo di accusa ma, data la sua mancata disponibilità a fornirgli delle prove della sua innocenza, Nicolò l'ha inizialmente eliminata per poi ritornare sui suoi passi e chiederle di restare fino alla fine del trono. Da una parte Virginia si è risentita per la decisione del tronista e si è convinta che la scelta ricadrà su Marta, dall'altra proprio la Pasqualato ha dichiarato di voler vivere gli ultimi giorni, da corteggiatrice in serenità per far comprendere a Nicolò quanto la segnalazione sul suo conto fosse soltanto il frutto di uno scherzo ben orchestrato dai suoi amici. Gianni e Tina, ad ogni modo, hanno continuato a criticare la studentessa di medicina e, auspicando che la Stablum possa avere la meglio, se la sono presa con Nicolò per la sua volontà di continuarla a conoscere, al punto tale da presentarle addirittura il suo papà. Come andrà dunque a finire? Stando a quanto successo nelle registrazioni non ancora andate in onda, Nicolò appare ancora molto diviso tra Marta e Virginia, oltre ad avere baciato tutte e due, il ragazzo ha confessato di nutrire ancora qualche dubbio sui suoi sentimenti ma ha promesso di fare chiarezza in tempi celeri. Non ci resta quindi che aspettare per capire se nascerà una nuova coppia dal dating show di Canale 5, è bene ricordare infatti che sia la Stablum sia la Pasqualato, in caso fossero la scelta, ro rispondere no alla richiesta di Nicolò di diventare il loro fidanzato. Talent reality show Trono Classico Uomini e Donne 2018 0321 Roberto Mallocca.